Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi, martedì 30 giugno, mi trovo a Roma presso la sala ISMA del Senato insieme a Franco Trinca, presidente dell'associazione No OGM, al quale chiediamo un po' di fare il bilancio su questo convegno che abbiamo assistito sul tema dell'applicazione in agricoltura degli OGM. Professore, in base a quello che abbiamo sentito oggi, qual è la sua posizione? Ma la sintesi di quello che si può trarre da questo interessante convegno per la levatura dei relatori è che gli OGM non hanno alcun senso per l'Italia e né per sul piano agronomico e né per la salute dei consumatori. Ci sono stati interventi di economia agricola che hanno ben evidenziato l'assurdità per il modello produttivo italiano e interventi di nutrizionisti veterinari per quanto riguarda la mangimistica, dove hanno evidenziato il vantaggio di mangimi prodotti in Italia in alternativa a quelli OGM, di cui si documentano le dannosità. Allora, come consumatore, io essendo un nutrizionista clinico, oltre che il presidente dell'associazione OGM, mi preoccupa sì la parte economica, sì la parte agronomica per tutelare le sementi italiane, senz'altro, ma mi interessa la salute dei consumatori. Ora, è apparso evidente che tutte le prove, gli studi scientifici documentano che gli OGM non sono assolutamente salubri né per gli uomini né per gli animali che se ne nutrono come mangimi, anche perché i prodotti della carne, del latte di questi animali portano con sé, purtroppo, poi sulla nostra tavola, tossine degli OGM e addirittura il DNA transgenico, che quindi corre il rischio di compromettere il nostro patrimonio ereditario, cosa gravissima. Basterebbero questi elementi per bannarli e dire fuori gli OGM, dovrebbe intervenire le procure italiane per attentato alla salute pubblica. Infatti abbiamo visto che l'80% del consumatore italiano proprio non gradisce questo tipo di prodotti, però si fa del tutto per nasconderli nelle etichette. Ora è stata approvata in Europa nel regolamento 1169 dal 14 dicembre una nuova etichettatura che impone solamente di segnalare sul prodotto praticamente se ci sono delle allergie. In questo caso, perché le multinazionali sono così restie a dire che nei loro prodotti ci sono derivati OGM? Dice no, non sono pericolosi. Ma perché l'OGM ci ha imposto, non sarebbe mai stata una nostra scelta libera, quindi siamo sotto una dittatura delle multinazionali che riescono a influenzare la politica europea. Perché i cittadini italiani, ma anche europei, se leggessero sull'etichetta che quel derivato caseario, quel derivato di carne contiene residui degli OGM, è stato prodotto in una filiera che ha utilizzato gli OGM, non lo assumerebbe. Certo. Quindi ci vengono imposti con implicazioni, ripeto, per la salute pubblica, oltre che per l'economia, la biodiversità, veramente spaventosi. Mi permetto di notare una cosa quasi comica. Io in questo periodo mi sono occupato anche del problema degli ulivi in Puglia, della xylella. Sto andando a mie spese due volte al mese da Perugia in Puglia e abbiamo fatto determinate cose, evidenziato correlazioni anche alle procure. Ora, sta di fatto che mentre sugli OGM i pareri dell'EFSA, l'ente per la sicurezza alimentare, l'ente scientifico europeo, risultano come Vangelo, ogni volta che si parla con un ricercatore pro OGM ti nomina sempre l'EFSA, perché l'EFSA ha detto, in quanto il gruppo scientifico EFSA che lavora sugli OGM è effettivamente a favore di questi. Ora sta di fatto che il gruppo scientifico, si dice il panel scientifico che lavora sugli ulivi, la malattia degli ulivi della Puglia e sulle strategie per contenere il presunto patogeno, quel batterio presunto, la xylella, dice che non si devono fare le strategie di taglio degli alberi, eradicazione degli alberi e irrorazione di pesticidi, cosa che invece vuole il governo anche e le autorità fitosanitarie regionali e nazionali.
In questo caso lo stesso ente EFSA non conta più nulla, non viene ascoltato. Ecco la doppia politica che ci fa capire quanto manchi la buona fede in questi settori, ma ci sono solo gli interessi a scapito di tutto, salute, economia, indipendenza nazionale. Ultima domanda, per quanto riguarda quindi il principio di precauzione, secondo noi, anche secondo la nostra visione di consumatori utenti, ci sono già da adesso abbastanza prove concrete che l'introduzione degli OGM fa male alla salute, ma fa male anche all'economia, all'agricoltura, sarebbe per l'agricoltura italiana, per tutto il sistema economico, una enorme bastonata sulla testa. Allora, quindi in ragione di questo principio di precauzione sarebbe proprio da vietare in assoluto anche in Europa. Perché l'Europa è ancora così restia a non vedere o cieca? Solo degli interessi dietro, o non sappiamo fare gli interessi noi della politica agricola italiana? Allora, in base al principio di precauzione, noi non dovremmo importare mangimi OGM e non solo non coltivare le piante OGM in Italia, perché, come abbiamo già detto, passano le sostanze, le tossine, lo stesso DNA nel latte e nelle carni. Quindi, poiché ci sono molte evidenze di danni alla salute gravi, come oggi molti ricercatori hanno documentato, anche il professor Infascelli dell'Università Federico II di Napoli, quindi la conseguenza, se fosse vero il principio di precauzione, fosse coerente l'Europa e i ministri della salute che si sono avvicendati e i governi italiani, dovremmo proibirlo. Perché non viene fatto? L'ha detto lei. Secondo me perché ci sono grossissimi interessi delle multinazionali a cui supinamente molti politici europei o italiani soggiacciono. Ringraziamo il dottor Franco Trinca e diciamo a tutti gli ascoltatori, guardate bene le etichette, guardate a cosa consumate, preferite cibi di filiera corta, biologici e sicuramente non OGM. Grazie.